Ho sfidato i miei iscritti ad una sfilata di moda estrema. Si affronteranno in ben 3 prove. La prima prova consisterà nel scegliere la skin a tema più bella. Nella seconda invece ci sarà una battaglia di barzellette. Ed infine con la terza si affronteranno in una vera e propria prova di rimorchio. Questi sono i partecipanti della sfilata di oggi, ragazzi. Sono tutti iscritti, amici e fan. Salutate! Ciao a tutti, ragazzi, bentornati qua nuovo video. Oh, però ragazzi, dovete essere più felici, più contenti. Sì, vabbè, Papà Rigna, non è il tuo turno. Chiaro. E i giudici di oggi saremo io e ovviamente un mio amico Steve. Bella Steve! Bella rega! Bentornati sul canale di Crazy. Oggi siamo qui e siamo Ragazzi, parto subito col dire che il tema di oggi sarà, pronti, tenetevi pronti, sarà arcobaleno. La prima prova, l'avete capita, sarà appunto quella di mettere la skin più vicina al tema. Avete 5 minuti a partire da ora. Let's go, uscite e cambiate tutto. Perfetto, Steve, ci siamo. Sei carico per vedere i partecipanti? Ma io sono carichissimo, cioè, ovviamente siamo qua apposta. Io non vedo l'ora, il tema è arcobaleno e direi che possiamo andare con la prima mash. Apri tu o apro io? Hanno già aperto. Vabbè, va benissimo, è perfetto. Sebix, ecco qua. Eccolo qua. Sebix, ciao. Salve a tutti, sono Sebix e come potete vedere sono sicuro di aver già vinto perché la mia skin è stupenda. Ancora da vedere però, Aspetta un attimo perché di aver già vinto, insomma, al primo round mi sembra assurdo. Ma comunque, Steve, a me piace molto, non so a te, ma c'entra pieno, no? Sì, devo dire che il suo outfit è veramente, veramente... perfetto, cioè devo dire che è buono. Sì. A me piace allora, assolutamente tanto. Non ho anche il backpack. Sai che ti dico? Il backpack? Sì, anche il backpack l'ha centrato. Per me è sì, Steve. Per te invece? Anche secondo me sai, perché Sebix ha veramente, ottimo, veramente gusto. Ottimo, let's go. Ti diamo un sì. Vai, alla prossima, Sebix. Il tuo punto lo hai guadagnato. Grazie mille. Ve l'avevo già detto. Avanti il prossimo. Next round. Allora, ecco qua il grande Dad 08. Eccomi. Ciao Dad, come ti chiami? Luca. Avevi capito che era l'arcobaleno? Sì, l'arcobaleno. Ho capito, grazie Dad per aver partecipato. Ci vediamo alla prossima. Next round. Le banane sono buone, le banane sono piante. Iniziamo malissimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi presento. Non c'è bisogno perché lei la conosco. Non c'è bisogno che si presenti. Sono il team di Salve il Mondo. Esattamente. Cominciamo male. Allora, Steve, male. Non so per te, ma secondo me arcobaleno c'entra ben poco. Nel senso, sì, disco. Sì, no, esatto. Dai, ci sta. Qualcosa che secondo me non è. Calmati. Stai calmo. Favarigna, stai calmo. Allora, voglio passare adesso. Fatemi passare adesso. Ma ci sta minacciando o sbaglio? Ma sì, ma ci sta minacciando. Poi il piccone non è neanche a tema. Quindi io. No, ci sta. No. Guarda, ci sta. Per te, Steve. Io passo. Il piccone non è a tema. L'angelo ma dietro. Ma stai zitto! Devi stare zitto! Oh, ma questo sta insultando i giudici, oh! Fermi, perché vi devo dire una cosa importantissima! Quello di cui oggi voglio parlarvi è nuovo spunto GG! Per tutti quelli che giocano a Fortnite è un sito web fondamentale! Per chi mira a migliorare, per chi vuole diventare un competitive player, grazie a questo sito web potete prestabilirvi quello che dovete fare, ma soprattutto quello che dovete migliorare! Per esempio io metto FNCS Winner, next, vado a selezionare tutto quello che devo migliorare partendo dall'aim, poi dalle meccaniche, continuando con la mentalità, no? Per esempio, il tracking, voglio migliorare il tracking, oppure l'editing, oppure il building, vado a preimpostare un piano di allenamento. Una volta fatto, qui vi chiederà: sei pronto per la sfida? Sono pronto, e inizierete il vostro allenamento. So cosa fare il lunedì, il martedì, il mercoledì, diventerò un pro player in un mese. Mi raccomando, passate tutti dal link in descrizione. Vabbè, stai insultando. Allora, solo per il carattere prepotente, la prima te la faccio passare. Va bene, Favarigna, vai. Al posto. Okay. Anche se non se lo meritava troppo, Non lo voglio più vedere, non dirglielo. Sì, Avanti il prossimo. Eccolo. Salve. Salve. Sono Max e questo è il mio completo.
Interessante, Max. Sì. Interessante, pure le mod. Interessante, le mod. Hai qualcosa da farci vedere oppure sei senza contenuto? No, sono senza contenuto. Ah, sì. Però almeno è vero, Steve. Almeno è vero. Passato, passato. Subito, trip. Trip assolutamente. Antis. Bella, regà. Bella. Bella Antis. Bella Antis. Utis, Utis. Ah, Utis, perdonaci Utis. Per l'ignoranza, Utis. Tu sei di Roma, no? Si sente dall'accento. No, no. Ah, non sei di che Roma. Che Roma. Che Roma. Doppio fail. Fail malissimo. Allora, bro, cosa ci fai vedere oggi? Questo. Ho capito, questo. Interessante anche per me. E per me è un sì, per me è un sì, assolutamente. Per il bella regà, per me è un sì. Oh, ma comunque, secondo me sono tutti un po' scoppiati qua oggi, eh. Abbiamo preso proprio la firma perfetta. Perfetto. Favarina, levati subito. Ma cosa c'entra Favarina? C'è un infiltrato qua. Favarina, levati. Scusate. Allora, ciao a tutti. Salve. Ciao amici. Ciao Gennarino. Il tuo outfit c'entra molto con il tema di oggi. Complimenti. Sì, sì, vedete anche il backpack. Complimenti. Molto bello. Mi deve portare anche un certificato medico perché non sta molto bene. Si è messo una pianta. Ma come prego? Può ripetere per caso? Mi piace. Quindi io gli do un sì. Ma pure molto io bene, dossi, dai, pronto a insultarmi, ma va bene. Ok, grazie, salve. Grazie, alla prossima. Che mi fate la porta in faccia? Ma? Allora sì, io non ci ho capito veramente niente di quello che è successo. Gente che non aveva capito che cosa indossare, gente che entrava a caso, gente che non parlava. Ma chi è quello che ti è piaciuto di più? Vai. Beh, io devo dire che il primo Sebix Hot Ninja era quello che secondo me era... aveva l'outfit migliore, era quello più che gustoso, aveva tema. Ma ti dico, sì, più gustoso. Allora, secondo me quello che ha centrato più a pieno di tutti è stato l'unicorno. È stato quello per proprio arcobaleno e unicorno sono due parole che vanno insieme. Ma ora siamo pronti alla seconda manche ed è quella delle barzellette. Preparati a ridere. Io già muoio da ridere così perché già alla prima è andata male. Mi immagino ora. Avanti, esatto. Il primo. Tengo. Buonasera. Buonasera, salve. Ci siamo visti prima, ma mi fa piacere che sia cordiale. Allora, devo parlare io. Ho capito. Ok, sì, però. Allora, vi racconto questa storiella. Sì, vai. Allora, vai, ti ascoltiamo. Allora, ci stavano tre cagnolini, marroni, piccolini. Ah, ad un certo punto, uno è morto. Mi ha fatto molta pena. Ho capito. È finita. Ha capito, però. È finita. Ok. Sì, molto bella, guarda. Però diciamo che non è quello che cerchiamo. Quindi. Esatto. Quindi... purtroppo ti dobbiamo dare un. Aspetta un altro. È contro le regole. Aspetta, avevo un uccellino di nome Alfonso. Sì. Siccome questo uccellino non volava. E allora un giorno mi misi io nel balcone con questo uccellino. Cioè, e lo. Lo prendo sulla mano e dico, vola uccellino, prendilo, butti in aria. Grazie, gentilissimo, che bello. Divertentissimo, guarda, non ci siamo mai divertiti così tanto. Grazie, il prossimo, avanti il prossimo, prego. Che vergogna. Ho capito. Va bene. Salve. Ci sono tornato. Grande, Gennarino. Allora, cosa ci fai vedere? Una barzelletta. Allora, c'è un arabo con un cammello in mezzo alla strada. Sì. Ad un certo punto arriva un signore in auto e gli dice: muoviti, cretino! E l'arabo: su camelo! L'ho capita dopo. Vabbè, non faceva così ridere comunque. No, per me è un no. Mi dispiace, ma queste battute prese da internet non fanno bene. Al prossimo. Non è vero, non l'ho presa no, da internet. No, non l'hai inventata a mente dormivi. Dai, vai, va. Il prossimo! Eccomi, allora. Come voi ben sapete, io sono un uomo di cultura, quindi ho preparato una barzelletta di cultura. Vai, ti ascoltiamo, Semis. Allora. Un uovo arriva in paradiso. Sì. E inizia a fare amicizie con le altre persone morte. Ad un certo punto vedi un signore. Cretino. Grazie, divertissimo. Basta. Ragazzi, per fortuna che è intervenuto Favarigno perché mi stavo addormentando. Guarda, esatto. Mi dispiace, ma per noi questo è un no. Gente, lo diciamo, non piangere ora, non piangere così.
Ti prego, non piangere, ma riprova la prossima volta. Dai, c'è ancora un round. Esatto, esatto. Alla prossima, Sebix. Alla prossima. Ragazzi, ragazzi. Dici. E che vuoi? Senti, senti. Vi propongo un affare. Vai, dimmi. Se vinco io, se mi fate vincere, io i soldi ve li do a voi. Ma no, vai a cagare, va, ma vai, 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 ritorna dove sei venuto, va, ma amico, questa cosa non c'è. Amico, amico, mamma mia. Il prossimo personaggio. Da notare come fa Maria e ogni volta sul coso lì, sul palco, va bene. Esatto, però vabbè. Ciao Leo, hai una barzelletta? La barzelletta, allora, due microondi stanno inseguendo due patatine. Le patatine dicono, sappiamo, sennò saremo fritte. Beh, un minuto di silenzio. Devo dire che un minuto di silenzio, ragazzi, perché facciamo sì. Tutti insieme. Scusate partecipanti, vi prego di non parlare, un minuto di silenzio per questa battuta più squallida delle squallide. Mi dispiace Leo, ma purtroppo è no. Ma purtroppo è un no, anche vabbè, per me. No. No, assolutamente. Assolutamente. Vediamo alla prossima, bimbi. Salve, salve. Salve! Oh, eccolo qui. Il mio preferito. Vai Max, ti ascoltiamo. Allora, ho qui una barzelletta a tema fiaba, come la mia skin. Sapete qual è il colmo della mamma di Cappuccetto Rosso? No. Dici. Dire alla figlia in bocca al lupo. Beh, devo dire che questa... Ma rido per lo squallore, rido. Rido per lo squallore. Permessi. Ma che sto dicendo? Che sto dicendo? Oh, fuori, signora, portatelo via questo pazzo. No, va bene. No, vabbè, mi appongo anche questo io. Cosa? Prendete lui con quella battuta. Voi state corrompendo tutte cose. Ma cosa state corrompendo tutte? Ordine, zitti. Zitti! Una vergogna! Ma da quando i partecipanti si ribellano? Scusate, da quando? Esatto. Da quando? È tutto un complotto! Siamo alla terza e ultima e più divertente, quella del rimorchio. Dovranno provare a rimorchiarmi? Sì, perché sono crazy donna oggi. E dovranno provare a... Ah, raga, ma io non ho fatto nulla. Scappa. Gli diamo un sì. Diamo Utis passato. E siamo pronti alla terza. Avanti il primo. Il prossimo. Ecco. E Favarigna. Ciao. Allora, io presumente. Io per te provo un amore infinito. Io ti amo. Io ti sposo. Avanti il prossimo e non me lo fate ripetere più. Non è possibile più entrare. Ma sono pure morto. Ma cosa succede? Eccomi qua. Salve. Allora, cosa mi vuole dire? Allora, io le voglio dire, signorina Crazy. Sì. Ho scelto dandoti il braccio. Sta leggendo. E ora che non ci sei. Vabbè, è il cringe, vuoto. Vada a casa. Ma che squallore è? Ma peggio della sua battuta di prima. Avanti il prossimo. Subito prossimo. Via. Salve. Oh, il prossimo. Bella raga. No, questa vuole rimorchiare una ragazza e dice bella raga. Fantastica, sì, ci sono. Allora, sì. Ma per caso sei una macchina fotografica? Sì, ce l'ho qua, eccola. Perché ogni volta che ti guardo sorrido. Mi piace. Oppure. Ma per caso sei una maga? Perché ogni volta che sto con tutti gli altri ragazzi scompaiono. No. Avanti il prossimo, ringraziamo questo tizio. Ci va il prossimo. Non ci piacciono le battute copiate da internet. Grazie, esatto. Stavo per dire, infatti. Ma cos'è? Prossimo, eccolo. Buonasera, Sebix. Favarigna, torna indietro. Buonasera, signorina Crazy. Sì, salve. Devo dire, per me è stato molto difficile accettare questa cosa. Perché non avrei mai pensato che una persona con lei avesse ricambiato. Però ho deciso di esporre i miei sentimenti dandole anche una cosa. Lei è pronta a ricevere questa cosa. Spero che lei accetti questo regalo. Oh mio Dio. Da parte mia. No. Grazie. Ma no. Raga. Questo
veramente assurdo. Dategli 1000 voti a quest'uomo. Permessi, grazie. Mille, fidanziamoci! Sì! Se solo non mi piacessero le donne. Cioè, avanti il prossimo, prego! Favarigna! Steve, cosa ne pensi? Allora, i due che hanno ricevuto più punteggio sono stati Sebix, che era con la skin arcobaleno, e poi Max con la skin unicorno. Tutti gli altri hanno ricevuto meno di 2 punti. Esatto, anche secondo me. Devo dire che secondo me Sebix è stato bravo nella prima e nell'ultima parte, ma ha avuto un leggero si è inciampato un pochino a metà. Sai che ti dico? Siamo tutti d'accordo. Vince lui. Sì, sono d'accordo. Signori e signori, che ci fa fuori? Che ci fa Favarigna qua? Comandino! Favarigna, va bene. Ragazzi, mai più partecipante Favarigna. Il vincitore di questa sfilata di moda sono io. Non sei tu, Favarigna. 2022, che si porta a casa ben 1000 euro e... Max Dave! No! Max Dave! Hai vinto! Max, hai vinto 1000 euro! Adesso devi darmi la tua email di PayPal e io te li invierò! Cosa ne pensi di tutto questo, bro? Cosa ne pensi? Già sapevo che ero il migliore. Vabbè, così proprio. Proprio così. Io sono stato sempre il migliore. No, vai via. Vabbè, non te lo meriti. Te li hai pagati. Effettivamente Max Day è stato leggermente superiore a te, quindi lui è il vincitore, mi dispiace. Fatemi sapere se questa sfilata di moda vi è piaciuta, perché a 10.000 like ne faremo un'altra, ma questa volta con 5.000 euro in palio.